A Monteporzio davanti al comune e a Castelvecchio davanti alla scuola elementare saranno posizionati defibrillatori a disposizione della comunità che Proloco ha donato con l'aiuto delle aziende del posto, realizzando il progetto Paese Cardioprotetto. Defibrillatori di ultima generazione che saranno a disposizione di tutti. Durante l'incontro si è sottolineata l'importanza di sensibilizzare le persone all'utilizzo dei macchinari senza paura. Una dimostrazione pratica, dove è stato spiegato anche il massaggio cardiaco, molto efficace nel dimostrare quanto gli strumenti siano semplici da utilizzare e guidino ogni manovra. Basta infatti aprire il defibrillatore parlante e lui guiderà passo passo le operazioni da compiere, più semplice da fare che da spiegare. In caso di arresto cardiaco è determinante il tempo e avere un defibrillatore a portata di mano può salvare la vita nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, che va chiamata immediatamente. Anche pochi secondi fanno la differenza. Il defibrillatore, una volta posizionati gli elettrodi sul torace del paziente, ed è lui a dirvi come fare, valuta automaticamente se è in corso un arresto cardiaco e solo in quel caso si attiva, altrimenti non parte. Sarà il macchinario stesso a fare delle valutazioni automatiche e a guidare chi lo sta utilizzando anche nel numero di shock da somministrare, in alternanza con 2 minuti di massaggio cardiaco, anch'esso spiegato come deve essere effettuato dalla voce dell'apparecchio. È possibile fare dei corsi per imparare ad utilizzare i defibrillatori e a fare il massaggio cardiaco, contattando le pubbliche assistenze e le croci. Siamo sentiti di voler fare un regalo speciale al paese e finalmente poter realizzare il nostro progetto di un paese cardioprotetto. Siete stati aiutati dalle aziende del paese? Sì, senza di loro noi non saremmo mai riusciti ad arrivare ad un obiettivo così grande, tanto che il nostro obiettivo principale era un defibrillatore. Grazie al supporto delle aziende del posto siamo riusciti a donare al comune 2 defibrillatori. I defibrillatori sono tutti buoni, i defibrillatori sono tutti parlanti, in particolare il defibrillatore che ha donato la Proloco è un defibrillatore di ultima generazione, quindi parla molto, parla in tutte le fasi del suo utilizzo. Utilizzare un defibrillatore di per sé non esiste una formazione obbligatoria. La legge dice che tutti possono utilizzare un defibrillatore, anche chi non ha fatto il corso, non ci possono essere rischi legali nell'utilizzo, non ci possono essere rischi tecnici di fare male a qualcuno o a se stessi, perché il defibrillatore, una volta messi gli elettrodi sul torace del paziente, vi allontana perché effettua un'analisi del ritmo cardiaco. Solo dopo l'analisi del ritmo cardiaco, solo dopo aver evidenziato la presenza di un arresto cardiaco per cui è consigliato lo shock, solo in quel caso ci invita a schiacciare il tasto di defibrillazione. Altrimenti, se schiacciamo quel tasto, non può erogare. Quindi il defibrillatore eroga solamente se c'è un arresto cardiaco.